Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Intanto oggi, come ha sottolineato il nostro ospite qui accanto, è già una bugia, perché non conduce Massimo Marini, conduco molto indegnamente io stamattina. Un ciappo fisico una volta, Marini. Dispiace, il microfono è acceso e così il Marini si comincia a averci i suoi anni, i suoi acciacchi. E io, vabbè, molto indegnamente, come ho detto, lo sostituisco. Intanto vi presento gli ospiti di oggi, Maurizio Nerini. Buongiorno, ciao. Consigliere comunale di noi adesso Pisa. Massimo Rutinelli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vicepresidente Confesercenti. E poi abbiamo, vabbè, qui c'è poco da presentare, ormai i nostri ospiti, Chico, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. E Enzo Banti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Chico, vabbè, fa Enzo stamattina, ha detto fa lui il regista, fa Enzo. Me l'aiuto il regista. Oggi tra di noi, siamo tra di noi. Non si poteva fare, mi dio la vita. Comandava lui, invece con lei. Ecco, vedi, mi mettono già i piedi in terra, va bene, vai, Chico. Cioè, fanno un esperimento spaziale, su una navetta spaziale mettono una scimmia, un cane e un carabiniere. Dalla base fanno al cane, Bobby, wow. Dice, pigia il bottone rosso, e Bobby, bravo, vai a posto, wow. C'è la scimmia, cita, tira la leva verde, e va lì, tra, wow. Appuntato, mi raccomando, lei è un tocchinente. Un classico. Allora, intanto cominciamo subito a commentare un po' i giornali di oggi. Lo faccio intanto con... ridami il microfono. No, il microfono, che mi dai la gazzetta? Massimo Rutinelli, intanto... Stamattina proprio come si fa? Non c'è regole. Allora, buongiorno. Non c'è Massimo, se a me me lo vuoi dare il caffè va bene lo stesso, però... Ma se me lo vuoi dare lo stesso io lo prendo, prendetelo, prendi il caffè, prendi il caffè, ho già fatto colazione, ha già fatto colazione, Chico sta bene, ha già fatto colazione, scusate, ma io una brioscina, Maurizio non l'ha fatta e quindi giusto, hai visto oggi, oggi non ci sono regole, non tarà luce e vino ma cappuccino e brioche. Allora, Rutinelli, vabbè, entriamo un po' nel serio. Io sono andata ad aprire i giornali, la prima pagina ovviamente anche oggi, furti da tutte le parti. Pisa è davvero così insicura? Sì, ultimamente sì. È molto insicura Pisa, ma abbiamo visto l'ultima settimana e non è passato giorno senza, o notte anzi meglio, senza una visita dei ladri in qualche esercizio commerciale. Questo è... Ormai è un dato di fatto. Sì, è un dato di fatto e ci preoccupa parecchio perché purtroppo quando succedono tutte queste brutte cose, diciamo così, e non vengono subito fermati, diventa un problema perché poi l'eccessiva paura, l'eccessiva, come dire, problematiche del lavoro che ci sono oggi, delle sempre più difficoltà, quindi, economiche, non vorrei che qualcuno si organizzasse per conto suo poi per farsi giustizia da sola. Ecco, poi anche forse un po' il clima. Sì, il clima naturalmente non per aiuta. I commercianti il è clima, molto... Poi no, ma non la per la pioggia, no, più che altro il clima economico, troppo, visto che siamo molto in sofferenza in questo periodo. Ma non c'è anche un clima un po' di... Cioè, durante la campagna elettorale non è stata una campagna elettorale un po' sopra le righe? No, io penso proprio che non, per quanto riguarda la politica io non mi voglio esporre, però la sofferenza dei commercianti a livello economico, sì, senz'altro Maurizio si espone, quindi no, io purtroppo non faccio politica, anche se ho amici che tutti amici che fanno politica, però non mi voglio esporre a livello politico, però per quanto riguarda le sofferenze dei commercianti, perché... effettivamente è molto dura, sempre più dura andare avanti, e se ti vengono tolte anche quelle poche spiccioli che lasci dentro la cassa come fondo cassa, o ti fanno danni da 2-3 mila euro per riparare una porta, a quel punto uno ci pensa spesso. E qualcuno magari potrebbe già iniziare a dormire in attività, e quando arrivano sorpresi.
Tra l'altro io l'altra settimana non ero qui presente, ma ero fuori perché ero in vacanza con la famiglia, e addirittura non è uscito sui giornali, ma anche nel mio, alla mia attività in Piazza della Berlina è stata sfondata la vetrata. Non sono entrati perché ho l'allarme, ho messo un allarme proprio 20 giorni fa, in tutte le mie attività ho fatto essere l'allarme con tanto di cartello fuori, con video che c'è la videosorveglianza dentro e tutto, sicché molto probabilmente sarà stato quello il deterrente. Però abbiamo trovato un'altra persona nel magazzino adiacente alla nostra attività, il mio cuoco l'ha trovato, che stava scappando con dei cartoni di vino, niente di più, perché non abbiamo altro. È stato minacciato e proprio stamani mattina, quando andrò a verificare, a fare la denuncia, perché i carabinieri non hanno accettato la denuncia dei miei dipendenti, ma devo essere presente io per il fatto. Maurizio invece, Maurizio Nerini si espone sempre, questo glielo riconosciamo. Sempre, sì, allora perché... rispondi però anche a questa domanda, davvero. Secondo te la campagna elettorale non ha avuto dei toni un po' sopra le righe? Sicuramente sì, ma qui il problema è proprio della città, come è fatta, come è strutturata, quello che è successo negli ultimi 20 anni. Noi scontiamo 20 anni nei quali non siamo riusciti a bloccare alcun fenomeno, anzi, con le nostre azioni, con i nostri atti, abbiamo subito un effetto calamita. Per cui Pisa è diventata piena, pregna di situazioni che non sono più sostenibili, e chi non le riconosce è fuori dal mondo. Chi non riesce a capire che siamo in una situazione molto particolare, per questo è inutile dar colpa a chi magari invoca alcune soluzioni drastiche. È così, e ognuno ci si scontra quando si apre l'attività. Quando si arriva a casa si trova la porta rotta, quando si arriva in macchina si trova un auto sfondato perché magari hai parcheggiato a 50 metri dalla questura. E le soluzioni? Le soluzioni non sono brevi, non sono facili, però si parte da anche atti amministrativi. Quindi si può fare qualcosa? Si può fare, certo che si può fare. Quando abbiamo portato Giorgia Meloni qui la mattina, per esempio, al Duomo, per farti un esempio tranquillo, e ha detto, ma come, gliel'abbiamo detto che venivo, ho detto Giorgia, è normale che noi abbiamo comunicato che tu venivi. Non c'era nessuno che poteva dare i problemi di ordine pubblico. Addirittura è stata tagliata l'erba del giardinetto dalla sera. Dovrebbe venire più spesso allora? Sì, infatti gli abbiamo detto, Giorgia, devi venire più spesso, perché così almeno c'è un'attenzione in più. Vuol dire che questa attenzione va messa quotidianamente. E gli atti che noi forniamo, gli atti che noi facciamo in Consiglio Comunale anche, devono servire per la vita di tutti i giorni, perché se noi siamo scollati da questo, poi arrivano problemi di tutti i giorni. Enzo, anche tu, te invece che intervenire sul calcio, sì, che è successo? Che dice? Non ci interessa. Ecco. Sì, ora io non è che Massimo, Massimo. Almeno guardarci, via, gli occhini gli staranno bene, insomma. Allora Enzo, dimmi, dai, anche te hai questa percezione. Sì, ma io penso tutti i cittadini hanno... Sì, sì, ma... Hanno ma, vabbè, allora... Su YouTube, cioè, su Facebook anche, vai, digliele. Quello che ha preceduto tutti e due che hanno parlato, il primo, hanno detto, questo in maniera diversa ma uguale l'ha detto lui, hanno evidenziato i problemi che ci sono, ma non soltanto a Pisa, in tutte le città è questo, però nessuno fa nulla. Quello, uno dei drammi che tutti si dice, non è vero nulla. E tutti i drammi, ogni giorno c'è sempre il problema, ogni giorno ci sono furti, ogni giorno ci sono gli spacci, quindi questo qui... Se mancano sono le risorse, sono venute le persone in Italia, quindi secondo te alzo il problema non dovevano venire e poi stanno qui in Italia, sono ombre, sono invisibili. Questo non va bene. Allora, purtroppo non c'è la Sandra Capuzzi che possa rispondere anche da questo punto di ora vista. Ora che mi sono mangiato un cornetto, ora anche stai meglio, più lucide. Noi bisogna partire dal presupposto che vanno dati a chi rispetta i medesimi doveri. Il nuovo patto deve essere questo, per tutti deve essere questo: rispetti i tuoi doveri. Sei una persona che cerca perlomeno un lavoro, si parlava di lavoro prima, che cerca un lavoro, che lavora, che non fa danni per la strada, che riesce a mantenere la famiglia, hai tutti i diritti, i requisiti per avere tutti i diritti.
non rispetti questi doveri? Hai detto puoi però avere. Che dove, per esempio, quello hai detto di mantenere la famiglia, ma non tutti possono averci questa possibilità. E va bene, si fa di tutto. Si fa di tutto. Si fa di tutto, ma non si va certamente a lui a spacciare. Per motivi di calcio, che mi, lo sai che vado tante volte a vedere le partite, ho rapporti in Spagna col Barcellona. Sono andato a Barcellona per parlare, per definire un evento, e si va in centro di Barcellona e io dico al giornalista, dico scusa ma dove sono? Non vedo rom, non vedo immigrati. No, dice qui non ci sono. Sono a 40 chilometri da Barcellona, i rom da una parte e gli immigrati regolarmente messi dall'altra. Te non vedi uno vendere un coso ambulante, sulle strade non vedi questo, non vedi la gente a semafori. Allora ci vorrebbe la Sandra, ci vorrebbe la Sandra Capuzzi che ma è uguale, ma io dare una risposta, ma se anche viene non dico mica che è colpa sua, no io dico, però lei dovrebbe dare una risposta del perché qui si fa una scelta. Uno, basta andarci, ci vuole, se uno se chiude gli occhi lo può chiudere, va in Spagna e vede le cose, quello se dico se sono vere o no. Sì. Non, ecco. Non ci sono qui la gente con le cose false, tutte a vendere per le strade. Non ci sono. Ma nella stessa Rambla, no? Che la Rambla è la via principale. Capito? Allora dico, come mai solo in Italia sì e negli altri paesi queste cose non avvengano? Questo. La legalità dov'è? Non l'ha detto Nerini. Non l'ha detto Nerini. Però ecco. Io ho un locale in Albania, proprio aperto a settembre, un ristorante in blocco, una spaghetteria uguale a quelle che ho qui a Pisa, e in centro, un blocco dove c'è la movida, io vado a giro tranquillamente la notte, non ho problemi di niente, è 4 anni che in centro, un blocco, non c'è uno scippo. In Albania... Perché purtroppo, cioè, quando vengono presi, diciamo vengono tranquillamente messi in galera, oppure, cioè, io non sono d'accordo tanto con il Banti, col discorso che la gente è venuta, no? Perché io ti posso garantire che io nelle mie attività ho qualche persona extracomunitaria, ma sono persone che portano rispetto, sono persone che lavorano, sono persone che capito? Però ci sono altre che non fanno niente, ci sono quello che mi ha spaccato il dito, perché noi sappiamo chi è, ecco. Che ha rotto le macchine davanti alla questura e a giro tranquillamente per Pisa, cioè non è un discorso di polizia, carabinieri o quello che siano vigili urbani, loro ci sono, il problema è che manca chi è che dà la pena, quelli che li fa rimanere dentro questa gente qui. Questo è il problema. La certezza della pena, certezza questo pena. Lo diciamo e poi noi abbiamo avuto un'inversione, no? Non sono loro che hanno paura, ma siamo noi che abbiamo paura di loro. Il problema è questo: noi dovremmo avere il diritto di essere tranquilli e loro devono avere, cioè la paura la devono avere loro, perché finché non restituiamo la paura a quelli che fanno cose che non vanno fatte, furti o stupri o tutto quello che può essere fatto che è contro la legge, se loro li terrorizziamo, diciamo così, è inutile, siamo noi terrorizzati, no? Il problema è quello, noi siamo terrorizzati su tutto. E a chi dice, per esempio, appunto a livello locale, quello che rispondono, io faccio ora le vesci un po' dell'amministrazione, che non c'è, se non ci sono le risorse, se non ci sono pattuglie, non ci sono i numeri per poter riuscire a gestire una città come Pisa. Come si io, fa? No, ma le risorse, io penso che non sia così. Poi Maurizio magari i numeri sa, me l'ha dito, ce li dirà lui, perché io posso dire come l'andamento, diciamo, del commercio, ma non vi posso certamente dire le risorse. Ma Maurizio senz'altro l'avrà studiato e ci illustrerà tutto. Comunque non sono d'accordo. Secondo me, perché ho avuto anche altre esperienze, io ho fermato gente che aveva fatto uno scippo. E sono rimasto io in questura fino alle 7, lui alle 4 è successo alle 2 e mezzo, lui alle 4 era fuori e io alle 7 ero sempre in questura. Questo aveva già fatto 2 rapine a mano armata, io l'ho preso su un motorino rubato con la lama da 13 cm e tutto fermato. E mi è andata bene che non mi ha denunciato, perché dopo che mi ha dato una cascata nel muso e mi ha spaccato il motorino non sono stato tanto tranquillo. È andata bene che non mi abbia denunciato lui a me. Però ecco, questi sono interventi che si possono fare l'arresto a monte. L'arresto, qualsiasi cittadino può fare un arresto, è scritto in tutti i codici, per cui non viene confermato, però lo puoi fare. Poi Massimo c'ha anche le physique du roi, sì, per fermare persone più che me. Queste sono cose che vanno governate,
anche gli stessi vigili urbani, noi che abbiamo, che dice, vanno rimotivati. Queste sono persone che potrebbero fare molto di più se fossero rimotivati, se fossero armati di armi difensive, che ne so, uno spray peperoncino, una mazzetta estraziatrice, che io non la chiamo più mazzetta estraziatrice perché sennò bisogna, ci si prende in giro, va chiamato col suo nome, manganello, perché si ha paura di queste cose. No, queste sono armi di difesa, bisogna difendersi a questo punto e riappropriarsi degli spazi, che non sono soltanto spazi fisici, ma anche spazi mentali. Perché io alla stazione ci voglio poter andare con i miei amici, con le mie con le donne della mia famiglia, con la mia figlia, con la mia compagna, quando voglio io. Perché se no non sono più libero. Io devo riacquistare queste libertà, e le riacquisto anche andandoci, anche facendomi vedere. Noi sono anni, con Diego Petrucci, te lo sai, con Filippo Pedini, che diciamo riacquistiamo i nostri spazi. Alla stazione dobbiamo esserci, dobbiamo essere presenti. Abbiamo pensato a mercatini, abbiamo pensato a tantissime altre cose nella zona della stazione. Perché? Perché va vissuta la cosa. Recuperare, perché, insomma, riappropriarsi degli spazi. Quindi la campagna elettorale adesso verterà su questo. Gli piacerebbe che vertisse soltanto su questo. Però ecco, possiamo dire, diciamo che uno degli argomenti perché le città scoppiano con questo sistema. Pisa soprattutto, Pisa è piccolissima, Pisa si governa, non ti dico con 3 pattuglie di polizia, forse no, ma ci siamo, se tutti i giorni te ce l'hai e fai un'azione incisiva riesci a farlo. Ci sono stati esempi, no, in cui si è fatto una grossissima azione di, fra virgolette, bonifica. Qualcuno mi direbbe anche che sbaglio anche i termini. E il discorso è proprio questo: vanno governate queste cose, si governano anche con atti amministrativi, anche aprendo, chi apre, per esempio in galleria Gramsci, gli levi un punto di percentuale, questi sono sulle tariffe, per esempio, no? Sono atti che noi abbiamo anche pensato, abbiamo anche fatto, logicamente ci hanno votato contro, eh? E allora la campagna elettorale su cosa la fai? Sulle proposte. Dici, io ho provato a fare questo, non me l'avete fatto fare, proverò a fare quest'altro, perché ci sono tantissimi atti che le persone normali capiscono che vanno fatti, che si possono fare. Quindi, allora, a proposito, te sei stato, ormai sono 2 legislature che stai in consiglio. No. Senta, io sono giovane di legislatura, ho fatto una soltanto di consigliature, sono stato consigliere del CTP, della circoscrizione sul litorale dell'altra consigliatura, mm-hmm. Cui sono abbastanza giovane politicamente, però va bene, il mio l'ho cominciato già a fare. Questo l'abbiamo visto, però ecco, quello che ti volevo dire, in questi anni di opposizione, no, mi hai detto che le vostre proposte in genere sono state bloccate. Per poi essere ripresentate. C'è stato un momento in cui però vi siete sentiti uniti con l'amministrazione? Se ci fosse la Sandra Capuzzi ti direbbe, una volta io mi sono trovato a difenderla fisicamente, perché c'era un'assemblea nella quale si stava parlando di migranti a Tirrenia e io ebbi a dire, come fanno a essere un problema 40 migranti controllati dalla Croce Rossa in un punto dove c'erano 300 rom in un campo rom fuori controllo, e qualcuno non gli stava bene questo discorso, io mi sono trovato a muso duro, ecco. Sì, perché io ho detto, ragazzi, diamoci una regolata su queste cose. La Sandra Capuzzi in questo caso era vittima tanto quanto noi di un'idea nazionale di accoglienza che non va per niente bene, accoglienza pelosa, accoglienza che ingrassa spesso alcuni personaggi molto discutibili, e qui sul locale non poteva essere un problema. Infatti non è stato un problema, perché i ragazzi che sono a Lamone sono gestiti, non è mai successo niente su questo fronte qui. Logicamente il campo che c'era sulla Bigattiera è stato bene chiuderlo, e doveva essere chiuso anche prima, anzi forse non ci va nemmeno essere quello. Allora, Ghigo, spezziamo un pochino, dai. Sono lungo? No, spezziamo un pochino, dai. Avete toccato il tema degli stupri, di cose, cioè una suora viene mandata a fare la spesa, alle 8 la mattina esce, va a fare la spesa, le 9, le 10, le 11, mezzogiorno, questo la vedono arrivare, l'una, le 2. Verso le 2:30 sento bussare al convento, apri la madre superiora,
e la suora tutta scapigliata col velo tutto di va. Dice, suor Maria, cos'è successo? Ma stia zitta, madre. Camminavo sul marciapiede con la borsa della spesa, mi si ferma un 127 bianco, mi scendano due brutti ceffi, mi prendono, mi montano a forza, mi portano a un casolare e mi hanno violentata per 3 giorni. Ma come per 3 giorni? Se è da stamani e manca. C'è da ritornarci domani e domani. Va bene, qui lo sentiamo il political correct. Sì, attuale. Allora Massimo, senti, io ti volevo chiedere anche un'altra curiosità mia. Ci siamo svegliati subito dopo le elezioni con tutti i manifesti di Veronese attaccati per la città, molti, che insistono proprio sul tema della sicurezza. Veronese, come sappiamo, viene dalla Confesercenti. Come la vivete questa cosa? Sì, un microfono. Allora, Antonio per me è un amico e un socio di 3 mie attività. Ecco, sicché, quindi... niente, non so se... Uguale, sì, uguale. Sì, ci mancherebbe, allora, anzi. Allora, per me Antonio potrebbe essere il giusto sindaco, ma ti spiego il perché. Perché essendo un commerciante, essendo una persona come me, essendo una persona che usa la gavetta, essendo una persona che conosce molto bene il turismo, nonostante quello che dica il sindaco di Grosseto, che si è avuto a male per il cartone che ha messo, che noi siamo sesti, ma ci sono ragioni, dopo Grosseto, ci sono ragioni, perché non intendeva, per quanto presenze del mordi e fuggi che arrivano stanotte ore qua da noi, che non ci portano nulla se non a quelli proprio vicini alla torre, perché attività come la mia, che sono sul Lungarno o sono a Marina o sono a Calambrone, non abbiamo frutti. E sì, che diciamo, è stata una provocazione in questo senso, perché noi abbiamo dei bellissimi alberghi, abbiamo tante attività di ricezione che purtroppo la maggior parte delle volte sono chiuse, e vengono chiuse perché non riescono ad andare avanti, e questo è male. Ci abbiamo proprio qui vicino il Bonanno, che è chiuso attualmente come attività, è male. E sì, che diciamo, è stata una provocazione. Che dire da Antonio? Io spero, perché sono sicuro che ha le idee un po' che abbracciano un po' tutti le varie tipologie politiche, forse amministrative, dei commercianti e degli abitanti. T'ho detto subito, è un mio, sì, mio socio, sì, che nonostante io lo dici, ma come mai non ti sei candidato, no? Perché io sono un commerciante, voglio bene a Maurizio, voglio bene a Sandra, voglio bene a tutti, perché io lavoro con tutte queste persone e non mi sono candidato in una lista per questo motivo. Però sono molto vicino a Antonio, non c'è che dire. C'è qualche parte politica, hai fatto un po' l'elenco, con cui proprio non ti riconosci? Ma sinceramente no, perché c'è questo di fatto, che tutti bene o male, nel più nel meno, hanno delle idee giuste, no? Però su tanti punti di vista non sono d'accordo, ma la maggior, poi se si vanno a analizzare tutti bene o male le cose fondamentali, diciamo, un po' tutti ce l'hanno, no? Perché la giustizia ce l'hanno un po' tutta, abbassare le tasse ce l'hanno un po' tutti, cioè chi in un modo che un altro, diciamo, la linea è un po' trasversale, no? Ci attraversa in questa maniera. Però quello che non sono d'accordo, inizialmente era con il Movimento 5 Stelle per il discorso della reddito di cittadinanza, perché purtroppo poi leggendo a modo ho visto anche che fondamentalmente hanno un po' aggiustato questa faccenda, no? Perché io sono un commerciante, ho circa 36 dipendenti e la mia difficoltà è reperire gente che venga a lavorare. Tutti vengano i primi tempi, 6 mesi, poi cercano sempre di andare in disoccupazione o cominciano a sentirsi male o cominciano a fare cose che non vanno bene. Noi siamo veramente in difficoltà noi commercianti, non riusciamo ad avere risorse. E tornando al discorso di prima, quando Banti diceva che la gente che arriva, io ho fatto richiesta per portare un ragazzo albanese a lavorare da me, perché lavora nel mio ristorante a Tirana, ma lo vorrei formare un po' meglio qui in Italia, perché laggiù sono sempre un po' indietro. Ho fatto la richiesta appena si è aperto il bando la mattina stessa, e la mia domanda è stata registrata come 42esima.
okay? E ne possono arrivare solo 30 a Pisa per la stagionalità di ragazzi dall'Albania, no? Io oggi pomeriggio devo assumere 5 persone per la stagione e tutto, e sono andato al centro per l'impiego dove ci sono circa, non vorrei sbagliare, migliaia e migliaia di persone che non hanno lavoro, però a me mi sono arrivati 4 curriculum al centro dell'impiego, cioè, siamo arrivati alla nostra assurda. Facciamo un appello. Sì, facciamo un appello, però la gente non vuole lavorare la domenica, la gente non vuole lavorare la sera, la gente non vuole il sabato. Noi nei nostri esercizi commerciali, che praticamente sono un po' l'elemento trainante anche di Pisa, no? Perché sì, certo, purtroppo non abbiamo più grossi, diciamo, come c'era una volta la Saint-Gobain, come c'era una volta la Moto Fides, cioè noi abbiamo strutture ricettive e turismo. Purtroppo bisogna lavorare d'estate quando arrivano più turisti, e sacrificarsi, perché bisogna lavorare quando l'altra gente è in ferie, ecco. E noi abbiamo dei grossi problemi, difficoltà di trovare le risorse, ecco. Allora lo diciamo, per chiunque volesse andare a lavorare. Enzo, che è d'accordo? Enzo, sei d'accordo? Io sono d'accordo. Io quello che dice Massimo, dice la verità. Quando uno dice la verità, un po' che sei di destra o di sinistra, te devi essere corretto. Quindi sei un cittadino di Pisa, sei un cittadino della regione Toscana, è giusto che le cose non vanno dille. E lui le sta dicendo, dice la verità. E queste cose lì però i politici non sentono, chi gestisce, io parlo chi gestisce, poi chi gestirà. L'altre due cose importanti che ha detto lui, che ha detto, intanto Pisa Move è costato 80 milioni in base alle risorse che dice che non ci sono, no? 80 milioni. Risorse, quelle no, sono risorse individuate, ma, per quello, ascolta, te la date l'Europa per quello. Ho sentito anche un'intervista di quello che è il presidente dell'aeroporto, perché ci hanno voluto... prende fra Pino, ci vogliamo prendere anche l'aeroporto, no? I signori Fiorentini. Allora il signor Marco Carrai, che si è permesso di dire sì, c'è stato degli errori, bisogna investire di più per cambiare. Su 80 milioni te mi viene a dire che te hai andavano investiti meglio, no, secondo te si poteva fare Pisa, si parla di Pisa, ci andare la sera, voi passate a Pisa, no? Sì. No, lui che sì. Va a giro. Allora, sì. Io mi sono avuto due volte due problemi che se ne sto attento, ero proprio attento. Io non ce l'ho. Le emigrati che ci hanno alla polveriera, c'è le cose, alla cantoniera, e sono tutti senza fari. Il controsenso senso da Aurelia, che vengono per entrare qua, io andavo là in bicicletta. No ragazzi, ma queste sono cose gravi, cioè, poi dice a me, mi dice, dice a noi la colpa è di cittadini, se ognuno di noi riesce a prendere, cosa succede? Problemi, perché lo puoi ammazzare, ma certo, succede, no, vabbè, tante altre cose, è giusto che siano, io dico, tutti. Allora, le associazioni che le tengono dovrebbe dire chi le gestisce. Allora voi pensare le biciclette ai ragazzi le date coi fanali, basta, certo, e questo non accade, ma certo. Perché io dico a voi che siete anche parte, diciamo, del territorio, parte nel tuo lavoro. Questo dico, perché non le fanno ogni associazione che c'è, che ha preso dovrebbe far più gestione, presente le regole. Uno certo. Non può uscire da dov'è senza che ci sia i fari davanti e dietro. Allora, un'altra cosa volevo chiedere, visto che manca per ora il candidato del centrodestra. Il candidato del centrodestra arriva. No, pare che sia arrivato. Sì. Però qualcuno ha fatto un po' una mossa in avanti, quell'altro se l'è un po' presa. Questo fa parte del giochino, fa parte. Però di là invece è proprio ancora vuoto totale. Il vuoto totale, perché dove c'è il sottovuoto spinto c'è il vuoto totale. Ora via, ora subito. Comunque, aspettate che ci sia compagno. No, assolutamente. Ci sono state tutti hanno saputo che ci sono stati dei contatti, ma non è da ora, cioè sono da prima dell'estate che ci sono contatti con Michele Conti, diciamolo. Fra il
Fai le realtà del centrodestra. Quello sì, la coalizione pare ci sia. Michele Conte mi sembra una figura importante, una figura anche imponente, fra l'altro, che si fa vedere, che si fa notare. Per cui se fosse lui io sarei contentissimo. E di là via, un giudizio sugli altri. Di là, ragazzi, è un po' un problema, visto i risultati che hanno avuto e tutto. Certo, il nuovo non può essere Fontanelli. Non può essere Fontanelli. Se Fogli è una persona che io stimo, che se lo chiamo al telefono gli risponde, che è un punto a suo vantaggio. Io scherzando ho detto: ma chi comanda qui dentro all'infuori di te? E lui dice: ah, non me lo dire. Gongola un po'. Sì, logicamente è una persona seria che potrebbe essere, ma non lo so se riusciranno a mettersi tutti insieme con la testa a partito, come si suol dire. Perché il problema è il partito. Il partito. Quello con una lista civica è più semplice. Lo so, capito. A me mi hanno fatto diventare matto a miei tempi, perché con Petrucci si fece una lista civica uscendo dal vecchio PDL e mi dissero che non eravamo civici. Ora, un mese dalle elezioni, se il Fogli esce e fa la lista civica, dai, dimmi che faccia qualche cosa di serio. Io, perché no? Uno va preso in considerazione, poi sarà più facile batterlo. Certamente, voglio dire, se si spappolano fra di loro, questo sicuramente non gioca a loro favore. È semplice: il centrodestra è unito. Che rischio che comunque venga fuori un candidato che magari unito. Non è forte. E non è detto che rimanga soltanto lì il centrodestra. Perché, come ha detto anche Massimo, ti vai a vedere le idee delle persone e ti ci trovi d'accordo su tante cose. Dice ancora con Antonio, io sono in sintonia su tantissime cose, a parte che abbiamo fatto delle grandi cose insieme, perché vi ricordo il Carnevale Marina di Pisa e fatto. Quindi l'eventuale battutaggio, se andasse Antonio, non ci sarebbero dubbi. Ma diamine, come penso sia la cosa opposta. Recipro. Ma non, io mi vorrei anche esporre leggermente di più. Espongi, perché sì. Può darsi che non siano chiusi qui tutti i giochi. E te capisci cosa voglio dire? Sì, no? Sì, io capisco. Tutti. No, va bene, nel senso che dato che i programmi su tante cose sono coincidenti, uno può avere anche prima, perché tanti partono con le liste, no? Le liste si fanno 40 giorni prima delle elezioni. Per avere le liste bisogna averci le firme, c'è tutta una burocrazia dietro, certo. Che a me non piace particolarmente, però è qualche cosa che fa da filtro. Io ho visto persone che sono partite, io faccio 5 liste, 6 liste, 7... Ci vogliono le persone, l'impegno costante di tutti i giorni, le idee e essere lì presenti sul campo. E non è facile questo, non è assolutamente facile, perché devi sacrificare tempo, anche qualche soldo, ma più che altro tempo, impegno grosso. E le persone che lavorano come lui, e il suo lavoro è tipo vedenghigna, come Diana Pisa, e non hanno tutta la disponibilità che ci può essere. Però una cosa, ecco, lo possiamo dire, che unisce a livello locale un po' tutti. Si costi della politica, si privilegiati della politica. A livello locale c'è le persone che si impegnano. Ma io voglio sapere quali sono i privilegiati della politica, perché io sono andato a finire 10 volte sul giornale per i miei 27.000 euro. Ma se ne rendano conto tutti che i 27.000 euro vengono fuori dal mio lavoro, che faccio, che svolgo tutti i giorni nella scuola? Vi devo dire quanto prendo io dal comune? Non arrivo a 5.000 euro lorde. E però ci sono stato, ci sono stato 120 volte, 120 volte, più di ogni tre giorni. Per cui, se vai a vedere l'impegno rispetto a quello che ti viene dato, è una follia. Cioè, soltanto chi ci crede, soltanto chi ha la passione va e fa queste cose. Un assessore prende qualche cosa di più, ma non vi credete che prendano le cifre esorbitanti? Per questo, cioè, a volte smettiamo un po' anche a livello locale, quantomeno non ho capito. Ci sono che un sindaco prenda i suoi soldi è più che giusto, perché ci mette la faccia, perché ci mette l'impegno, perché ci mette la salute qualche volta, a parte Marini ci mette la salute. Voglio dire, non sono questi i costi sono quelli che diceva prima lui sul people mover, perché dice: ma
I fondi del People Movement sono stati dati perché sono fondi europei, a parte che sono sempre nostri, uno. Quello sì, però erano poi destinabili sì, assolutamente, non ne discuto, bisogna vedere se c'era effettivamente bisogno o meno di questa cosa qui, che non c'era assolutamente di bisogno, perché dall'aeroporto partivano e arrivavano i treni normalissimi, con 10 milioni si poteva prendere un treno nostro e avere il distacco della linea dalla linea centrale e fare tutto quello che abbiamo fatto, va bene? Ma forse anche meno di 10 milioni. Abbiamo voluto fare questo, che è una soluzione di continuità al discorso. Il problema più grosso è fare il servizio da Pisa a Firenze. È lì che si gioca la partita. Ma i fondi che abbiamo avuto, non coprono tutto il discorso, perché se c'è una contrazione della domanda, cioè se c'è una contrazione delle persone che vanno al People Move, che adoperano People Move, oppure non decolla come sembra che sia, chi lo paga, lo sapete chi è? Il pubblico. Allora, il comune, noi si paga, perché è scritto a chiare lettere nel piano economico finanziario che è problema nostro. Noi per andiamo cui, nel ginepraio del People Move, guarda che non c'entra nemmeno il consiglio comunale, perché sono 3 anni che chiediamo l'argomento su People Move. E il Partito Democratico l'altro giorno in conferenza del Capigruppo ci ha detto: non c'è tempo, non c'è tempo. Allora la città parla di questo, lui parla di questo perché è una cosa che viene sentita, noi si parla di questo, in comune non si può parlare di questo, vuol dire che siamo fuori dal mondo. E allora la campagna elettorale io non la faccio soltanto sulla sicurezza o sulle buche di Pisa che ci sono, la faccio anche su questi altri temi che sono importanti, sullo scollamento che c'è dalla realtà, dalla città. Stop. Allora chiudiamo prima di chiudere, chiudiamo con una barzelletta di Gago, però prima volevo ricordarvi che c'è questo appuntamento qui a San Rossore, sabato 17 marzo alle ore 17, grazie, vedete, e una proiezione di cartoline d'epoca raccontate dall'autore Alessandro Moretti, lo ridico ancora, sabato 17 alle 17, con l'intervento dell'assessore Andrea Serfogli, sede del CTP2, via Donizetti, cioè, scusate ma è scritto piccolino e io non ti leggo, comunque alla sede del CTP2 in via Donizetti al CEP, andate perché sicuramente comunque è un modo per conoscere meglio la nostra città, ricordare, vedere queste foto bellissime. Gigo, dai, chiudiamo col botto. Avete avuto una campagna elettorale durissima, sì, che uno sta facendo un comizio e dice: se mi date il voto a me vi farò lavorare 6 mesi l'anno. C'è un omino un po' vecchio, un po' sordo, dice: ma cosa dice? E dice: se si dà il voto a lui si fa lavorare 6 mesi l'anno, tiene un cani tutti uguali, di ferie non ne parlano. E con questo chiudiamo, sarebbe adatto per la sua attività. Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori, grazie a Massimo Rutinelli, Maurizio Nerini, Gigo e Enzo Banti, grazie di essere stati con noi, a lunedì prossimo, grazie.